Liberi di scegliere se emigrare o restare. Questo è il tema, questo è il titolo, la traccia di un 32esimo rapporto sull'immigrazione curato da Caritas e Fondazione Migrantes insieme. Vi ricordo che ci sono dei dati che parlano di una presenza costante di circa 5 milioni di figure di persone straniere residenti in Italia. Quindi questo dato già ci dice moltissimo, ma naturalmente ci sono tante altre realtà da scoprire meglio grazie alla nostra prossima ospite. Sì, è già in collegamento con noi la dottoressa Manuela De Marco che ci aiuterà a leggere questo rapporto relativo appunto a un fenomeno, quello dell'immigrazione complesso, variegato e che negli anni sicuramente ha degli sviluppi particolari. Dottoressa, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, ben arrivata. Quali sono allora i tratti salienti di questo 32esimo rapporto? Sì, come avete già annunciato, si tratta di un rapporto che parla degli oltre 5 milioni e 50 mila cittadini stranieri residenti nel nostro paese, di cui 4,2 milioni titolari di un permesso di soggiorno, quindi cittadini extracomunitari che hanno bisogno di un permesso di soggiorno per rimanere regolarmente nel nostro paese. È una compagine che diciamo da tanti anni è stabile, che purtroppo è molto poco al centro dell'attenzione. Quindi il rapporto è anche per noi un'occasione per rimarcare quanto diciamo, la narrazione prevalente parli di sbarchi, di emergenza, di crisi internazionali, per carità ci sono, è importantissimo tenerne conto, ma ci sono anche tantissimi stranieri che vivono nel nostro paese e che in base a diversi dati fanno fatica, non trovano sempre le condizioni eque. Per continuare, per proseguire, per stabilizzare, ecco, il loro soggiorno in Italia. Nonostante diano un contributo importante all'economia del nostro paese, ma direi anche all'economia domestica, no? Delle vicissitudini quotidiane che tanti di noi, soprattutto nelle grandi città, vivono, garantendo un supporto fondamentale allo svolgimento di tanti lavori. Sicuramente, i dati ci dicono che sono tanti, effettivamente me ne vengono in mente tanti che sono poi tutti collegati, perché il dato del lavoro è collegato col dato della salute, col dato della scuola e tutti vanno in una direzione piuttosto univoca. I dati del lavoro ci parlano di un mercato del lavoro complessivamente per gli italiani e più per gli italiani in ripresa che per gli stranieri, quindi già lì qualche fatica la attestano. Il tasso di occupazione degli italiani è cresciuto di più di quello dei cittadini non comunitari, e soprattutto per la componente femminile, quindi il tasso di occupazione femminile degli stranieri non comunitari è più basso di quello delle donne e degli uomini non comunitari, e invece il tasso di disoccupazione degli stranieri è di circa 5 punti percentuali più alto degli italiani, e per le donne, tra donne italiane e donne non comunitarie, addirittura c'è quasi un raddoppio del dato nel tasso di disoccupazione. Quindi c'è un problema di occupazione formale, perché spesso appunto sono rapporti non formalizzati di lavoro quelli che coinvolgono le donne, e parla anche di una fatica anche di donne di certe nazionalità ad aprirsi, a essere inserite nel mercato del lavoro. Quindi è sicuramente un aspetto da incentivare, perché l'Europa parla e fa delle raccomandazioni pubbliche, quindi assolutamente acquisibili da tutti, sull'importanza di acquisire lavoratori stranieri, perché il tasso di invecchiamento della popolazione europea e quello italiano in particolare è molto preoccupante, è davvero preoccupante. Quindi ci sono stati molti stati che hanno introdotto delle misure di favore
per la regolarizzazione di cittadini stranieri che non avevano un titolo che gli consentiva di lavorare, oltre che hanno favorito programmi di acquisizione di lavoratori, ad esempio, Dottoressa, dall'estero. proprio collegato a quello che lei sta dicendo, credo sia un dato che mi ha sorpreso molto, cioè il calo piuttosto brusco dei nuovi nati da un anno all'altro. Si è passati da circa 80.000 a 57.000. Ovviamente potrebbe essere collegato appunto alla disoccupazione di queste donne o di interi nuclei familiari. Ci vuole dire la tendenza, quale è, se resterà, se si può fare qualcosa, ovviare, o comunque come commentiamo questo dato? Sicuramente questo dato ci parla, noi l'abbiamo esaminato nell'arco della fine degli anni 90, dal 99, nell'arco di 20 anni. Noi abbiamo visto un picco di crescita importante che ha avuto il suo culmine intorno al 2010-2011 col maggior numero di nuovi nati stranieri, quindi una tendenza proprio alla volontà di stabilizzazione della presenza nel paese. Poi abbiamo visto un calo, negli ultimi 10 anni le nuove nascite sono diminuite del 30%. Questo ci indica, da un lato, che i cittadini stranieri vivono la stessa difficoltà, si sono allineati nel tasso di fecondità delle coppie italiane. Anche gli stranieri ormai fanno un figlio a coppia e questo non sosterrà appunto il processo economico, non sosterrà l'economia nel lungo periodo, perché anche i cittadini stranieri invecchieranno, avranno diritto anche loro a fruire della pensione per la quale avranno lavorato, quindi questo dato influirà anche sul sistema economico complessivo, sul sistema retributivo. Quindi diciamo, parla questo dato della stessa fatica che fanno le coppie appunto di cittadini stranieri rispetto agli italiani. È il dato preoccupante delle istituzioni europee a cui ho fatto riferimento prima. E si sa, quei bambini del boom dell'inizio del nuovo secolo e del nuovo millennio, dove sono ora? Cioè, gli adulti stanno, ormai che sono adulti, giovani adulti, stanno lavorando in Italia o se ne sono andati? Allora, il dato diciamo, ci sono delle acquisizioni di cittadinanza sicuramente nel frattempo intervenute, per cui hanno fatto sì che quei ragazzi che erano considerati e classificati come di nazionalità straniera sono nel frattempo divenuti italiani. Anche le acquisizioni di cittadinanza in realtà un po' stanno rallentando, quindi direi appunto che globalmente diciamo, i percorsi di inserimento stanno facendo fatica. Nella scuola, infatti, ormai il 65,6% degli alunni non italiani a scuola è nato in Italia. Quindi questo dato ci dice che sicuramente una componente importante di persone, di cittadini che è arrivato e nato in Italia, non riesce comunque ad acquisire la cittadinanza pur essendo nato in Italia. Questo è un aspetto sul quale occorre riflettere in misura importante, perché poi l'esclusione dalla cittadinanza fa sì che questi minori abbandonino i percorsi di formazione e di miglioramento della loro posizione professionale, perché non essendo cittadini non potranno, ad esempio, fare tanti concorsi pubblici per i quali la stessa cittadinanza è richiesta. Un dato interessante nel mercato del lavoro è il dato sulle professioni dei sanitari stranieri. In Italia abbiamo circa 77.000 medici o comunque sanitari stranieri, quindi medici, infermieri, fisioterapisti, farmacisti, e la nostra ricerca ha stimato che circa un 30% abbia nel frattempo abbandonato l'Italia proprio per questa impossibilità di fare concorsi negli ospedali, nei pronti soccorsi, in tutte le strutture pubbliche nelle quali potrebbero Molto, essere molto inseriti. grave. Magari hanno studiato in Italia, hanno fatto anche le medie e le superiori in Italia, ma per le difficoltà sull'acquisizione della cittadinanza non sono riusciti a fare il concorso per diventare un medico del servizio sanitario o un infermiere o appunto un'altra delle professioni per le quali comunque nel servizio pubblico la cittadinanza è richiesta. Anche, diciamo, non è facile capirne la ratio assolutamente, perché è chiaro che se un medico tutela la salute, lo tutela da straniero ed italiano, insomma. Come dicevamo in apertura, nonostante una narrazione tante volte troppo concentrata solo sul tema degli sbarchi, effettivamente quello che ci dice ci restituisce un dato. L'integrazione corretta di tanti
migranti che arrivano in Italia e assumono poi ruoli anche importanti, fermo restando che ogni tipo di lavoro ha la sua dignità e la sua importanza. Ecco, in 30 anni e oltre di rapporti sui flussi migratori, possiamo affermare che finalmente c'è un nuovo modo di vedere queste risorse nel nostro paese? Ma vorrei rispondere sì, però ci sono appunto troppi fattori che lasciano pensare che non ci sia una presa di coscienza pragmatica, diciamo, nella gestione del fenomeno, no? Perché effettivamente non disperdere la ricchezza dei giovani che hanno studiato in Italia, non lavorare per l'equità, l'equo trattamento nell'accesso al lavoro e nelle retribuzioni. Sono tutti aspetti che l'Italia complessivamente, Italia fatta di italiani e stranieri, sconterà nel lungo periodo. Sono cose che hanno impatto, non si possono lasciare giovani senza futuro, non si può sostenere in tutti i modi l'istruzione, non si può non cercare di raddrizzare delle dinamiche del mercato del lavoro per favorire la maggiore inclusione e tutela di tutti. Ecco, queste sono politiche trasversali che globalmente penso siano a cuore o dovrebbero essere a cuore di tutti i governanti, ma per il benessere complessivo del paese, non di una fascia di popolazione. Ci preoccupano molto i dati sulla povertà, anche ad esempio, che ci parlano di nuclei familiari sempre più in difficoltà e che attestano sempre più in maniera evidente il fenomeno crescente della cosiddetta in-work poverty. Ormai sono povere e in povertà assoluta anche persone che lavorano, che dichiarano di avere un lavoro, che non sono disoccupate. Anche gli utenti dei centri di ascolto delle Caritas sono passati dall'essere, sono ancora in prevalenza disoccupati, ma la quota degli occupati cresce. Che significa che non ci sono condizioni di trattamento equo per i lavoratori, che riflettono a loro volta delle storture sul mercato del lavoro, sull'andamento dell'economia, perché certamente non possiamo dire che sia del tutto favorevole anche agli imprenditori, no? Quindi poi il lavoratore, come ultimo anello della catena produttiva, sconta ovviamente queste distorsioni e sono del tutto evidenti, ma questi non sono discorsi che parlano di italiani e stranieri, parlano del paese in generale. Con Manuela De Marco avete sentito quanto grande, quanto vasto è stato il panorama che abbiamo potuto osservare, sia pure un po' a volo d'uccello. Infatti noi, oltre a ringraziarla, la prenotiamo per ulteriori approfondimenti, con la speranza sempre che i ministri che si avvicendano rispetto a quelle competenze ascoltino persone come voi, non leggano semplicemente en passant magari il riassunto dei vostri rapporti. Noi ce lo auguriamo. Dobbiamo però salutarci. Grazie tante alla nostra ospite e Tony, come di consueto in questi casi, linea alla regia.